Ciao a tutti amici del Trin Channel, io sono Trinciatore92 e questa è la seconda scheda di approfondimento sul discorso cloud, nel dettaglio il cloud computing. Il primo video da cui scaturì tutto il discorso lo trovate insieme alla prima scheda di approfondimento, linkate come schede in questo video che potete trovare poi cliccando sulla i di informazioni in alto a destra nel video. E tornando a noi, il cloud computing ovviamente sì, è un discorso molto ampio, quindi cercherò di essere quanto più chiaro, semplice e comprensibile. Mi è possibile, sperando anche di aver capito bene di cosa si tratta, perché comunque non è che ho fatto informatica a chissà quali livelli, di conseguenza so per quello che mi informo, però potrei non essere così corretto come avevo già specificato anche nell'altro video. Pertanto, torniamo a noi. Il cloud computing, come dicevo, è un argomento molto ampio. Di fatto, il cloud gaming è una branca derivante dal cloud computing, il quale ingloba in sé molti tipi di utilizzo, che se ne può fare. Di conseguenza non sarà semplice appunto riassumerli in poco tempo, ma ci proveremo. Allora, innanzitutto partiamo col definire il fatto che il cloud computing si può suddividere in tre blocchi a seconda del tipo di utilizzo che se ne va a fare. E questi tre blocchi sono SaaS, DaaS e HaaS. Ovviamente sono degli acronimi di cui voi già vedrete la versione estesa, di cui appunto si compone poi l'utilizzo del cloud computing. Ognuno di questi avrà una sua caratteristica principale, quindi partiamo dal primo, l'SaaS, che in realtà sta per Software as a Service e consiste sostanzialmente nell'utilizzare da remoto un programma che è installato sul server. Questi di esempi se ne possono fare molteplici. Il più semplice che mi viene in mente per me che sono youtuber, che probabilmente molti di voi youtuber conosceranno già, è appunto il servizio di editor offerto da YouTube stessa, il quale permette di modificare, fondere ad esempio o cambiare alcuni parametri di luminosità, contrasto, colori o la traccia sonora o cose di questo genere in maniera del tutto autonoma dal sito stesso, grazie appunto a un programma che è installato sui server di YouTube e che voi vedrete qui adesso in sovrimpressione tramite a vari scatti di foto, insomma, o video, boh, vedrò come fare. E di conseguenza è possibile quindi senza avere il programma sul proprio PC è possibile fare questo tipo di operazioni sfruttando un programma, un tool che è su un server offerto da Google e da YouTube. E questa è solo una delle mille applicazioni che si può fare sfruttando questo tipo di tecnologia. Ovviamente una volta capito il meccanismo potrete già da soli capire quali servizi fanno questo tipo di utilizzo rispetto ad altri, ad esempio. Quindi ho fatto l'esempio di YouTube e se avete capito questo concetto vi sarà già balenato in mente qualche altro tipo di servizio analogo o che vi permette di fare questo tipo di cose senza un programma che avete installato sul vostro PC locale. Quindi è abbastanza semplice da comprendere, spero che sia già chiaro così. Il secondo blocco di cui andremo a parlare ora è il DaaS, ovvero il Data as a Service. Adesso io non so di preciso quanto sia giusto quello che andrò a dire, però direi che il primo esempio che mi viene in mente è Internet in quanto tale. Infatti, voi potrete accedere tramite Internet a dei dati che non avete sul vostro computer locale, ma che sono su un server. Di conseguenza, già Google stesso, un motore di ricerca, Wikipedia, musica, video, film, tutto quello che è su Internet di fatto è un dato a cui voi accedete. E potete poi utilizzarlo come meglio credete, lo potete scaricare, leggere, lo potete scrivere, se nel caso di un forum potrete ad esempio condividere dati con altri utenti o robe di questo genere. Adesso non so quanto sia pertinente l'esempio, magari qui si parla di altro genere di utilizzi. Nel caso, ad esempio, visto che il discorso era uscito fuori relativo a Xbox One, l'esempio che mi viene in mente è l'utilizzo che ne è stato fatto per i Drivatar di Forza Motorsport 5. Ovviamente io mi attengo a quello che ho letto relativamente a un'intervista di Greenberg, che è, se non erro, insomma, il capo del team dei Tour 10 che ha sviluppato il gioco, il quale appunto ha sostanzialmente cercato di spiegare come funzionano questi Drivatar,
E a me, perlomeno per come l'ho concepiti, mi sembra che si rifacciano a questo tipo di tecnologia descritta qui. E di fatto, quando voi giocate su Forza Motorsport, fate una serie di partite, la vostra console compilerà un profilo, quindi delle vostre attitudini al gioco, quindi ad esempio quando staccate, quando è che date gas, come vi comportate con gli altri giocatori, se li tamponate oppure se cercate in tutti i modi di evitarli, stila un profilo, un documento, diciamo, con tutta questa serie di statistiche e poi lo carica sul server. Su questo server viene immagazzinata tutta una serie di profili che sono i vostri, quelli dei vostri dei vostri amici, quelli dei giocatori di tutto il mondo. Quindi vengono di fatto catalogati e immagazzinati tutta questa serie di dati. Ovviamente nel momento poi in cui voi avviate una nuova partita e decidete di giocare anziché con l'IA normale con l'IA di Rivatar, non fate altro che impostare, diciamo, dall'Xbox tale opzione. E l'Xbox contatterà il server, il quale farà una scrematura di questi profili, perché a voi ve ne servono una minima quantità comunque, perché vi servono 12 giocatori in gara, mi sembra, o 16, quindi diciamo un certo numero di IA. Il server farà una scrematura, sceglierà quelle più vicine a voi, questo è il massimo dell'elaborazione in remoto che può essere fatta, e una volta trovati questi profili li scaricate sulla vostra console, la quale poi li gestirà in locale come fossero IA. Semplicemente saranno IA, ognuna diversa dall'altra e non con un parametro unico per tutte, o con un set di parametri, diciamo, preimpostato, quindi molto simile nel lungo periodo. E questo è quanto accade, perlomeno per quello che ho capito io dall'intervista rilasciata. E mi sembra pertinente con questo tipo di profilo. Ovviamente questo tipo di utilizzo è geniale, nel senso, l'utilizzo in sé è ottimo. Quello che mi chiedo è perché proprio adesso, nel senso la tecnologia non è una cosa assurda, è una cosa che appunto come vedete potrei citare mille siti che fanno questo genere di cose già da tempo, quindi volendo potevano essere fatte anche prima. E infatti i Rivatar c'erano anche su Xbox 360 e sui precedenti Forza Motorsport, però si condividevano tramite la chiavetta USB sostanzialmente, quindi di fatto non è che ci fosse un limite, semplicemente bastava creare un'infrastruttura che con tale scopo, però non c'era un vero e proprio vincolo, volendo chiunque l'avrebbe potuto usare. Passiamo ora all'ultimo blocco, ovvero l'HAS, ovvero Hardware as a Service, quello che generalmente la gente immagina quando sente parlare di cloud computing, ovvero l'utilizzo di un hardware, quindi non parliamo più di un software come nel primo caso, ma del vero hardware, quindi processore, RAM, scheda video, tutto quello che è appunto la parte fisica di un computer, che viene sfruttata in remoto per alleggerire alcuni calcoli che fatti in locale richiederebbero molta potenza e molto tempo. Uno degli esempi più semplici che mi viene in mente a me, in quanto utilizzo programmi di rendering 3D, è RayPump, ovvero un servizio al quale è possibile registrarsi e quale ci mette a disposizione un cluster, diciamo un gruppo di unità di calcolo, di computer, i quali con tutti i loro componenti avranno una potenza di calcolo molto superiore a quella mia, che comunque è notevole perché ho un processore che è un i5-3570K, quad core a 3,5 GHz, che arriva anche a 4 tramite boost vari, e una scheda video che è una GTX 660 Ti overclockata, quindi un computer comunque discreto con 8 GB di RAM. Però mettiamo che io dovessi realizzare una scena puramente statica, diciamo, solo per fare una sorta di foto di un elemento. Qui vi faccio vedere ad esempio l'ultimo rendering che ho fatto, ovvero la spada di The Witcher. Ad esempio, per fare questa ci ho messo 15 minuti sostanzialmente, insomma, arrotondando i tempi. In caso di scene più complesse, in cui serve maggior precisione di calcolo, potrei impiegare molto di più. Penso ad esempio a delle situazioni in cui viene richiesta molto il lavoro della CPU, come ad esempio per surface scattering, per del fumo, le trasparenze o questo tipo di lavori, c'è il rischio di avere una necessità di calcolo notevole e quindi magari un rendering mi potrebbe portare via un giorno, due, tre, magari di uso ininterrotto e nel quale ad esempio non potrei fare altro perché nel momento in cui faccio il rendering il processore viene usato al massimo, quindi se apro un browser comunque mi va a scatti, non potrei giocare, non potrei sentire musica perché mi gracchierebbe, non potrei vedere un film.
Questa cosa è molto vincolante. È chiaro che io lo faccio per piacere, quindi lo faccio quando ho tempo, non è che mi obbliga qualcuno, ma per lavoro e per usi professionali questa cosa viene usata molto spesso se si ha dei tempi da rispettare, delle tabelle di marcia di lavoro rigide. Quindi vengono in aiuto questo tipo di servizi, al quale, ad esempio, io potrei trasmettere la mia scena, quindi invio i dati relativi alla mia scena. Ovviamente il servizio dovrà essere compatibile col mio programma che uso, scusate. Quindi una volta che io condivido la mia scena, questa serie di computer condivideranno tra loro tutta la loro potenza di calcolo e mi risolveranno quello che è la mia scena, per cui io avrei impiegato magari 3 giorni, loro me la risolvono in mezz'ora o cose di questo genere. Quindi capite che è un notevole passo avanti, è una cosa molto molto utile. Ad esempio la Pixar ne fa uso, addirittura ne fa un uso proprietario, nel senso che ha a disposizione centinaia di computer. Di una notevole intensità, capacità insomma computazionale, e i suoi film che crea, diciamo, sono film d'animazione di 1 ora e mezza. Io devo fare un'immagine in 1/4 d'ora. Capite che se dovete fare un film di 1 ora e mezza vi passerebbe 1 anno probabilmente. E invece loro usano questa serie di computer che sono talmente potenti che riescono a convertire, a renderizzare il film quasi con una durata 1 a 1 con quella del film. Quindi riesce ad avere una potenza di calcolo tale che nel giro di 2 ore loro hanno renderizzato il film di 1 ora e mezza, cosa che io non potrei fare mai nella mia vita perché ci impiegherei 2 o 3 anni probabilmente. E, no, e non ci vado, non è che sto a esagerare, probabilmente ci sto andando anche a risparmio. È una cosa veramente assurda. E però questa è una cosa molto molto utile. Però anche questo tipo di utilizzi, diciamo che sono utili sì, ma in certi determinati contesti. Ad esempio, parlando di console, visto che comunque il discorso era uscito fuori anche con Xbox One, appunto, in molti, io compreso, avevamo pensato appunto a questo tipo di utilizzi. Però, come ho fatto l'esempio del rendering, capite che quello che è l'utilizzo è un utilizzo che si fa a tempo perso, in un buco di vuoto. Nel senso, io da questo momento decido che per risparmiare tempo, che sarebbe eccessivo, mi appoggio su quel servizio il quale a discrezione sua lavorerà e mi darà un risultato il prima possibile, che sicuramente per me va a vantaggio. Questo tipo di utilizzo, ad esempio, in ambito console si era fatto ai tempi di PlayStation 3, i primissimi tempi, con un servizio di un'università di Stanford, la quale aveva, diciamo che lì il meccanismo era al contrario, nel senso anziché essere io che uso la potenza di un server, erano loro che sfruttavano la potenza di tutte le console in giro per il mondo. Infatti, con un programma di cui adesso mi sfugge il nome, ma lo vedrete adesso a schermo. Appunto, c'era questo programma al quale gli utenti PlayStation 3 potevano aderire e potevano lasciare la loro console accesa, connessa ad internet, senza utilizzarla, e in cui l'università di Stanford poteva usare la potenza di calcolo di tutte le console connesse per simulare alcuni render del DNA, robe particolari, adesso non ricordo con precisione. E questa cosa aveva, ovviamente gli dava una potenza di calcolo che loro probabilmente non avrebbero mai potuto avere. Si parla di petaflops o robe simili, quindi un'enorme quantità di calcolo, di potenza di calcolo. Poi questa cosa ovviamente morì un po' nel nulla, anche perché se tu hai una console è chiaro che ci vuoi giocare, non è che la vuoi lasciare accesa perché la usi in un'università a spese tue sostanzialmente. Quindi diciamo che un utilizzo c'era stato, però fine a se stesso, diciamo, molto così d'immagine. Quello che appunto mi dà perplessità perlomeno è il fatto che si possa usare a livello di giochi, perché i giochi hanno un rendering molto tassativo in tempi. Non è come un rendering che io faccio che dico vabbè adesso te lo mando, ti mando la mia scena, se tu ci metti mezz'ora, 1 ora, 2 ore, 3 ore, per me è indifferente. Con i giochi a 30 fps ad esempio, io ho dei tassi precisi in cui deve essere renderizzata la mia scena, quindi quello che tu calcoli a me mi deve arrivare ogni 33 millisecondi, quasi tassativamente. Se è un gioco a 60 fps si dimezza questo tempo perché è lo spazio che intercorre tra un frame e l'altro, quindi diventano 16 millisecondi. E sinceramente, come fate a inviare voi dei dati al server, farglieli elaborare e riceverli in una quantità di tempo così bassa, quando magari il ping della vostra connessione già supera quei 33 millisecondi magari? Nel mio caso io potrei pingare al massimo a 25, quindi potrei inviarli in tempo, ma poi ce la fa il server a elaborarlo e rinviarmelo prima che io
crei l'altro frame nuovo al 33 millesimo secondo dopo. E questa secondo me è una cosa abbastanza infattibile, perlomeno per come la volevano fraintendere all'inizio, dicendo che con l'Xbox One connessa al cloud la potenza sarebbe non sarebbe stata più di 10 volte la 360, ma di 40 volte la 360. Insomma, ci hanno fatto un marketing molto fumoso su sta cosa che a me sinceramente non è mai andata molto a genio. In molti magari ci credono, probabilmente. Questo non lo metto, non è che voglio dare una sentenza, probabilmente riusciranno a architettarsi e a inventarsi qualcosa e vi spiegherò come potrebbero farlo. Però sinceramente finché non vedo non credo perché diciamo per il momento mi sembra una roba di pura teoria, quasi delle cose da laboratorio, diciamo esperimenti da laboratorio che poi nella pratica non so quanto saranno fattibili. E vado a spiegarvelo subito con un esempio che magari è più chiaro da comprendere. Se nel caso del cloud gaming infatti tutto il gioco gira sul server con tempistiche sue e in totale libertà, nel caso del cloud computing abbiamo un lavoro incrociato tra il server e la console. E questo pone dei requisiti e dei paletti a cui far fronte. Ad esempio, infatti, nel caso in cui io sto giocando, il server dovrà garantirmi la possibilità di far girare il gioco anche in caso di disconnessione. Quindi l'apporto che darà, sarà magari limitato a poche cose di contorno, perché il gioco deve pur girare sulla console. Quindi significa che sarà un gioco come se ne sono visti già tanti in questi 2 anni, senza particolari stravolgimenti. Oppure, se avrà dei particolari stravolgimenti oltre la base del gioco, che quindi comunque sarà un gioco di questo tipo, non avrà particolari dinamiche legate al cloud computing, significa che comunque nel momento in cui c'è una disconnessione e quell'apporto estetico era elevato, io noterò uno scarto notevole. Ora, magari qualcuno ci passerà sopra e dice io sono consapevole di questa cosa, me ne frego, e va bene. Ma quanta di tutta l'utenza potrà ragionare così e quanti invece magari si scocceranno, si lamenteranno, faranno class action, robe simili. Secondo me una buona parte non sarebbe contenta di una situazione del genere. Altra cosa, nel caso in cui, ecco, qui mi viene in mente il famoso video che aveva presentato Microsoft con Crackdown 3 e il palazzo che esplodeva con i detriti. Quello è un classico esempio, diciamo da PR. Insomma, da relazioni pubbliche, quelli che fanno fa wow perché vengono visti e recepiti in quanto tali fuori da un contesto. Ma prendiamo ad esempio quello lì per valutare altre ipotesi che possono succedere in un caso quotidiano di cloud computing. Come loro hanno fatto vedere che col cloud computing regge bene, io nel caso ci avessi una mancanza vado a vedere l'altra situazione, ovvero che il gioco mi comincerebbe addirittura a girare a 2 FPS da quanto è pesante da gestire poi in locale. Questo significa che diventerebbe ingiocabile, non si sa che ho detto diventerebbe, però diventerebbe ingiocabile nel caso in cui a me mi va via la connessione e il gioco rimane lo stesso. Quindi significa che per girare in locale a che compromessi devo scendere? A un compromesso in cui tutto il mondo è statico e non ci sono detriti? In quel caso allora quello che ho visto finora deve essere puramente estetico, perché se diventasse una meccanica di gameplay, io avrei due gameplay differenti, uno nel caso in cui il mondo è statico e uno in caso in cui il mondo è dinamico. Immaginate un Battlefield in cui in un giorno potete sparare con lanciarazzi a una parete, entra dentro e fa una strage, e un giorno in cui dovete entrare dalla porta perché il muro non si sfonderà mai. E magari questo vi succede in sequenza perché la disconnessione non è una cosa che ti viene col preavviso dall'oggi al domani. Magari una manutenzione sì, però metti che stai a giocare, spari un razzo alla prima parete, si sfonda, spari un razzo alla seconda, è diventato statico perché si è disconnesso. Queste sono cose che secondo me creano non pochi problemi. Inoltre, questa cosa si fa così per parlare sostanzialmente. Ma voi immaginate magari una software house come Activision o Ubisoft che vendono già milioni così allo stato attuale. Perché dovrebbero stare a mettere altri milioni di pura iniziativa su un solo engine? Perché si tratterebbe magari di quello di Xbox One, visto che comunque ci tiene lei a questo tipo di utilizzo. Per fare un engine che preveda questo tipo di situazioni, quindi delle situazioni in cui in caso di disconnessione il motore può comunque sopperire alla mancanza di dati per creare il frame successivo, possa agire comunque in background, diciamo solo in locale, senza il supporto del server. E tutto questo, sinceramente, a me mi pare abbastanza incredibile l'idea che
una software house di quel genere, terze parti, così dopo 2 anni in cui il mercato comunque si è spostato in gran parte verso PlayStation 4, come abbiamo visto, e quindi i grossi profitti vengono da lì. Se ne fanno parecchi anche su Xbox One, per carità, però comunque sia non è la leader del mercato. Quindi perché una software house di quel genere dovrebbe andare a mettere di sua spontanea volontà un investimento così grande per andare a usare una cosa che magari appunto potrebbe dare problemi, quindi andrebbe ottimizzata benissimo, così solo per dire sì, tanto loro c'avevano il cloud, l'avevano detto. A quel punto, se proprio lo devono fare, creerebbero un'infrastruttura proprietaria, come fa ad esempio Battlefield, che gira sui server sia che c'è Xbox che se c'è PS4. Fa un engine ammodernato per quel tipo di utilizzo, quindi con quelle ottimizzazioni, e che funziona poi comunque ovunque, sia che c'hai PC, PS4, Xbox One. Quindi di fatto cadrebbe quell'utilità. Alla fine o lo fanno su un accordo di esclusività con Microsoft, quindi Microsoft paga la software house affinché faccia un engine di quel tipo, oppure riguarderà comunque dei soli titoli esclusivi, come appunto potrebbe essere l'annunciato Crackdown 3. Però poi di fatto vediamo che già sono passati 2 anni. Crackdown 3 dovrà uscire, non si sa neanche se funzionerà, come funzionerà, se sarà l'unico, se ce ne saranno altri. Cioè, sta gente alla fine finirà che nel cloud avremmo visto così giusto un esempio. Sinceramente mi sembra abbastanza inutile investirci o pensare e sperarci così tanto. Secondo me sarà magari un tentativo, anche lodevole, perché magari potrà essere interessante, visto che comunque rispetto al cloud gaming, in termini di banda si risparmia. Però se si risparmia in termini di banda, si rischia in termini di meccanismo, perché comunque il cloud gaming, se va va tutto, se non va non va niente. È un compromesso che tu sai già all'inizio. Col cloud computing è una cosa che è un po' differente, perché comunque sia ti mette di fronte a delle scelte sia di design dei giochi che di meccanismo proprio molto differenti. Per dire, un esempio in cui potrebbe funzionare sarebbe in quello in cui col server tu gestisci una cosa di contorno al giocatore, con cui il giocatore non interagisce mai in prima persona e che puoi aggiornare magari senza quella necessità di tempistica dei 30 fps. Ad esempio, mettiamo il caso di un GTA. Potrei renderizzare degli alberi o dei palazzi lontanissimi fatti col server. Nel momento in cui mi si disconnette, magari mi sale una nebbiolina nell'aria che mi offusca la vista alla media distanza e i palazzi dietro e con gli alberi non ci sono più perché il server non li può più calcolare. Inoltre la posizione può anche non essere calcolata in tempo reale frame per frame, nel senso una volta che c'è lì viene aggiornato più di rado. Per dire, per chi di voi ha giocato a PlanetSide 2 avrà notato che c'è il ciclo giorno-notte, ma le ombre vengono aggiornate ogni tot secondi. Quindi voi vedete l'ombra in un punto, poi passa un po' di tempo e scatta un punto più spostato. In quel caso, io potrei ad esempio andare a fare un lavoro di quel genere, quindi avere delle ombre magari grezze come risoluzione, quindi un po' cubettose, gestite dalla console, e poi rifinite, sovrapposte diciamo, con un rendering fatto dal server molto più rifinito. Però sono ombre, magari non quella del personaggio che viene fatta totalmente locale, ma quella di un palazzo che sta lì e che non si muoverà mai. Quindi comunque sia l'ombra con quale tu non ci puoi interagire. E in quel caso si sovrappone, nel caso in cui magari il server va giù, rimane l'ombra cubettosa. L'ombra rifinita magari si può aggiornare anche ogni tot secondi, perché comunque uno magari guida, è distratto e non c'è un problema. Però sono cose che appunto non so poi tutta questa utilità quanto ce l'hanno e quanto sarà gradevole vedere un eventuale scarto tra l'uno e l'altro. Alla fine noi sappiamo che il cloud gaming rappresenta un'alternativa al gioco fisico normale, diciamo, è un'alternativa come il digital delivery, uno compra Battlefield 4, come lo compri? Retail col digital delivery o in cloud gaming. Cloud computing diventa un'evoluzione del gioco normale, quindi se ti metti a creare un gioco vero e proprio diventa complicato, secondo me. Non lo so, non mi convince per niente, mi sembra una cosa abbastanza così da spot, diciamo da pubblicità, perché realmente la vedo molto difficile. Poi non lo so, se voi avete altre idee o altri dati più specifici, insomma, parliamone, commentate, magari aggiungo anche qualcosa qui nel video con tipo i messaggini in sovrimpressione, robe di questo genere.
Però sinceramente, per come la vedo adesso, per i dati che si hanno, per quello che l'avevano annunciato, a me mi pare una cosa alquanto irrealizzabile. Relativamente puramente al cloud, trovo che Microsoft l'abbia usato parecchio a sproposito, visto che comunque spesso e volentieri ha parlato di cloud con tutta la gente che pensava appunto a questo tipo di utilizzi, ma rivolgendosi in realtà a cose ben diverse. Infatti, come dicevo all'inizio, il cloud è una grande cosa che raccoglie tutto. Di conseguenza, citare il cloud anche per la sincronizzazione degli obiettivi, per il profilo, cioè, un po' ti crea confusione, ma quella era roba che si faceva anche con 360 e PlayStation 3. Solo che la chiamavamo internet, non la chiamavamo cloud. Evidentemente cloud è diventata una parola che è di tendenza e quindi l'hanno usata per qualunque cosa, come per dire Xbox è quella col cloud, che poi in realtà ci avevano tutte le console, ci hanno tutte le console, ma ce l'avevano anche quelle del passato, appunto. Quindi sinceramente quello che non condivido più che altro di tutta questa situazione è l'usare un po' così come capita questo termine che perlomeno per me che so come per altri che conosco, che magari seguono un po' più da vicino questi giochi, la tecnologia, quindi quando sentono parlare di cloud sanno che stanno a parlare di un certo tipo di cloud, no? Di internet in generale, e si creano un po' di confusioni. E insomma, di disguidi che non ci dovrebbero essere, perché di fatto tu magari appunto io sono comunque un utente, io magari ero stato mi potevo anche averci creduto, essermi illuso che quel tipo di funzione potesse essere quella che pubblicizzava e che invece poi non è stata. Quindi di fatto la trovo una cosa molto molto scorretta, sinceramente. Come ne fanno tante le aziende, per carità. Quindi no, non è la prima e l'ultima volta che capiterà. Però ecco, è una cosa che io non condivido e continuerò a non condividere. Con questo credo che sia sostanzialmente tutto. Fatemi sapere la vostra opinione qual è. Condividete questo video se vi interessa. Mettete un mi piace o un non mi piace a seconda dei casi. E con questo è tutto. Quindi un saluto e alla prossima. Ciao ciao!